Eccoci, bentornati su Radio Web in volo in questa live simultanea su Facebook e su Instagram. Ecco, correggo un pochino l'inquadratura di Facebook. Eccoci qua. E in questa puntata di Socialmente Utile, e in cui in realtà sono anche particolarmente curioso, nel senso ho il piacere di incontrare Giuliano Santucci, benvenuto. Benvenuti, bentrovati, grazie Paolo per l'opportunità. Ecco, e siamo qui per parlare di questo suo metodo, appunto, chiamato USR, utilizzo strategico delle risorse, giusto? Sta per l'acronimo, utilizzo strategico e armonico Delle proprie delle risorse, proprie sì, risorse. esattamente, esattamente. Ecco, salutiamo chi ci sta seguendo adesso su Instagram, ciao Adriano. E Benvenuti, bentrovati. ecco, e ti do il benvenuto e ti chiedo subito di dirci. Di cosa si tratta? Come nasce, diciamo, questa tua idea, questo tuo metodo di USR? Prima di parlare di questo metodo, parlo della premessa da cui è scattato questo movimento verso l'ideazione, la registrazione, la brevettazione di questa tecnica. Vengo dal mondo del diritto, mi laureo in giurisprudenza nel 2004, faccio 10 anni di esperienza presso uno studio legale notarile di San Marino, dove tuttora risiedo, occupandomi di infortunistica stradale e non. Nel 2009 muore prematuramente mio padre, da lì inizia un po' la mia discesa nel baratro, anche dell'ipocondria, e nel 2013, grazie a un percorso, a percorsi di conoscenza, di ricerca interiore, inizio a risalire la china e fino al punto di decidere di cambiare radicalmente vita. E nel 2014 lascio lo studio legale dove ho prestato servizio per 10 anni e prima ancora di lasciare lo studio inizio a lavorare alla elaborazione di questo progetto. Mi sono detto se se ho avuto il coraggio di gettarmi nel vuoto senza paracadute, magari il mio può essere l'incarnazione di un esempio anche per altri, magari frenati da paure, dubbi, blocchi, irretimenti, eccetera. È stato un po' questo il movimento che mi ha portato ad elaborare questa tecnica, che poi diciamo nel corso di questi 10 anni ha avuto un'evoluzione, grazie a tutto il lavoro che sto facendo su di me, continuo a fare e che porto anche al servizio di tutti coloro che intendano realmente e seriamente muovere passi verso il cambiamento. Ho attraversato esperienze particolarmente difficili, dure, ma queste sono state veramente le più utili e formative per me. Ho incontrato tanti maestri anche sotto false spoglie umane, quindi, e animali che mi hanno alleggerito il cammino, quindi hanno alleggerito e impreziosito anche il mio cammino. E in questi 10 anni ho quindi elaborato e messo a punto delle tecniche di aiuto e facilitazione al cambiamento. Queste tecniche sono state testate su di me e sono state anche messe al servizio di tante altre persone che hanno, grazie a queste tecniche sperimentate nella quotidianità e sul campo, si sono mosse propulsivamente verso un cambiamento anche di vita, come il mio, per esempio, no? Quindi cambiamento di lavoro, relazioni, case, eccetera, eccetera. E questa tecnica è stata poi, queste tecniche sono state accorpate, nel metodo USR che è stato registrato e brevettato 2 anni fa, il 22 marzo 2022, sia in territorio sammarinese che in territorio italiano. E questa tecnica adesso ha acquisito l'ufficialità, di, una tecnica strategica di cambiamento e di riattivazione delle proprie risorse, perché ognuno di noi ha infinite risorse, vanno semplicemente vanno fatte riaffiorare alla luce della coscienza e consapevolezza e vanno semplicemente sperimentate nella quotidianità. Questo
Quindi non è una tecnica teorica, non è un metodo teorico, è una tecnica sperimentale che va per l'appunto messa in atto nella quotidianità. Ok, e in quali, diciamo, ambiti realizzi, immagino, degli workshop, degli incontri proprio con delle classi di persone che vogliono appunto approfondire? Come diciamo, stai divulgando questo tuo metodo, diciamo? A partire dal 2014 questo metodo si è sviluppato attraverso conferenze, seminari prettamente esperienziali, incontri individuali, workshop e corsi intensivi in tutta Italia. Il metodo USR si avvale di più strumenti elaborati da me, assemblati in questi anni, sperimentati su di me nella quotidianità e assemblati alla luce di quello che ho percepito essere, dal mio punto di vista, la chiave di Sol per facilitare per l'appunto il cambiamento. Quindi mi avvalgo di visualizzazioni guidate, meditazioni personalizzate, atti creativi, utilizzo di strumenti di antiche conoscenze, nuove scienze come la fisica quantistica, come l'elettrodinamica quantistica, eccetera, eccetera. Quindi ho nel mio bagaglio diversi strumenti che posso utilizzare a seconda di chi ho di fronte a me e a seconda anche delle caratteristiche strutturali della persona che ho di fronte, degli utenti che ho di fronte. Certo, intanto sto vedendo appunto che arrivano dei commenti. Buongiorno a tutti, buongiorno per tutto il giorno. Garantisco che Giuliano ha attraversato gli inferi e può portare il suo esempio. Le sue intenzioni e la sua profonda conoscenza sono molto potenti. Salutiamo e ringraziamo. Grazie. E quando continuate appunto a seguirci, siamo anche su YouTube, perché caricheremo questa puntata anche lì. Siamo anche su Instagram Live in questo momento. Ma sai già indicare qualche occasione, appunto, prossima, appunto, nel 2024, nel prossimo mese, in cui si può. Sì, intanto questo weekend sono in partenza alla volta di Mantova e Reggio Emilia. Sarò domani a Viadane, in provincia di Mantova, presso l'Albero della Natura, per consulti tarologici. Anche questi sono strumenti di cui mi avvalgo. I consulti tarologici non sono consulti cartomantici. Utilizzo i 22 archetipi del profondo, i 22 arcani maggiori dei tarocchi di Marsiglia come strumenti di individuazione di nuove, più ampie soluzioni a disarmonie che viviamo ora. Con una frase di Alejandro Jodorowsky, che è colui che insieme a Philippe Camuana hanno restaurato gli arcani maggiori e minori dei tarocchi di Marsiglia, per esempio, laddove fosse una donna a chiedere se troverà un uomo, lui risponde: gli arcani non ti possono rispondere se troverai o meno un uomo, ma perché non lo stai trovando e dove stai picchiando la testa contro lo stesso spigolo dello stesso muro, alimentando attraverso soluzioni ormai fallimentari e ridondanti lo stesso scenario. Quindi sarò a Mantova, appunto a Viadana, domani per l'intera giornata, mentre domenica a Reggio Emilia. Anzi, o meglio, Casone di Luzzara, in provincia di Reggio Emilia, terrò al mattino consulti tarologici e il pomeriggio costellazioni relazionali, un altro strumento che ho ideato ed elaborato, è una rivisitazione delle costellazioni familiari, ma con la focalizzazione sull'intento di riarmonizzare gli archetipi biogenealogici materno e paterno. E allo scopo di risvegliare e riattivare gli archetipi primari del mascolino sacro e del femminino sacro. Con quale intento? Quello di facilitare l'approccio percettivo a relazioni sane e funzionali. Perché ad oggi, dal mio punto di vista, si sta assistendo a una vera e propria estinzione relazionale, che è la ripetizione di quanto già avvenuto nel corso di secoli, millenni all'interno dei sistemi familiari osservati su una prospettiva trans e multigenerazionale. Devo dire che questa espressione estinzione relazionale la percepisco molto anch'io in questo periodo storico. È assolutamente
tangibile come situazione in questa fase, diciamo, in questo periodo storico. Poi per gli ultimi 4 anni non ne parliamo. Esattamente, e io ho sentito già un decennio fa di poter provare a dare il mio contributo, ci sto provando con tutto il mio impegno, con tutto il cuore, perché ci dobbiamo ricordare comunque che la vera trinità o triade evolutiva è madre, padre, figlio, figlia, quindi maschile e femminile, e che danno origine alla vita. Se c'è estinzione relazionale e uomini contro donne, donne contro uomini, come si è osservato all'interno dei sistemi familiari osservati su prospettive multigenerazionali, se si continua in questa direzione, la direzione parrebbe proprio essere quella dell'estinzione, ma è sempre possibile cambiare rotta e binario. Qual è la differenza rispetto a secoli, millenni fa? Che lì avveniva tutto all'interno di mura domestiche, adesso invece è tutto alla luce del sole attraverso anche strumenti mediatici, eccetera, eccetera, che vengono comunque strumentalizzati in ogni caso. Ma la differenza non è solo questa. Quindi quello a cui assistiamo adesso non è altro che la ripetizione di quanto già avvenuto all'interno di quelle mura domestiche multi e transgenerazionali. Resta da mettersi una mano sul cuore e provare invece a riconciliarsi in primis con le proprie radici e trovare pace dentro, perché se non si trova pace dentro è inutile fare tante manifestazioni là fuori per la pace, dal mio punto di vista. Bene, i contenuti sono molto interessanti e anche molto, molto singolari, quindi sarà eventualmente interessante approfondire anche qualora facesse anche dei workshop all'interno di San Marino, magari ne hai già fatti, eccetera. Sì, allora, ho già fatto in questi 10-11 anni, ho già fatto diversi workshop, seminari, anche conferenze, inizialmente presso il Centro Sociale di Dogana, poi anche Fiorentino, ho lavorato presso anche alcune associazioni, quindi conto comunque di portare il mio contributo di nuovo anche qui in San Marino, ma come si suol dire, nessuno è profeta in patria, quindi sono più conosciuto qua come ex consulente legale, ma conto che anche quella mia comunque esperienza mi è stata molto utile anche per questo percorso. Tutto quello che ho fatto ad oggi non l'ho fatto per retribuzione, l'ho fatto per vocazione, e quindi questo è il mio intento e questo è quello che cerco di portare al servizio, in questo caso, della vita e della sua stessa evoluzione. Perché qui si parla dal mio punto di vista, di estinzione, quindi l'estinzione è il movimento direttamente opposto a quello dell'evoluzione. Cerco di darmi, per quanto mi compete, per quanto mi è possibile, cerco di dare il mio diciamo, contributo personale e professionale. Bene, chiaramente noi ti facciamo in bocca al lupo e buon Grazie. viaggio appunto per questo tuo lavoro appunto a Mantova, per quello che appunto porterai in questa Poi, occasione. se vuoi, ti posso dare anche altre date, perché poi sarò il 17 febbraio e il 18 febbraio sempre a Casoni di Luzzara, Reggio Emilia. Il 16 febbraio sarò a Parma, il 23 marzo ancora a Parma, e poi ci sono altre date che anche su San Marino stiamo io e mia moglie che collabora con me, che è Monia Pedrazzoli, anch'essa ideatrice di un metodo molto profondo e interessante che è Area Ludens, fondato sul gioco creativo, sulla ricerca e sul gioco creativo come forma di ricerca interiore, di espansione di coscienza e consapevolezza. Stiamo cercando, ecco, di portare insieme congiuntamente di Chi ci ha commentato qui su Facebook, chi ci ha seguito ha commentato qui su Instagram.